Per Antarsia, dodicesima edizione, le minoranze linguistiche. Oggi siamo nel cuore dell'Aspromonte, siamo a Condofuri e precisamente nella frazione Gallicianò per conoscere il mondo grecanico. Con noi oggi il primo ospite che ci parlerà di storia, tradizioni e cultura, l'architetto Domenico Nucera. Buongiorno Domenico. Carimera, buongiorno. Buongiorno a lei. <ride> Allora Domenico, come detto in precedenza, ci ritroviamo all'interno di un contesto molto particolare all'interno di questa terra splendida che è la Calabria. Siamo a Gallicianò, Acropoli della Magna Grecia. Perfetto. Perché? Ci puoi descrivere le caratteristiche e le peculiarità di questo luogo? Sì, questo nome Acropoli della Magna Grecia è veramente stato dato al nostro borgo dai nostri fratelli greci che naturalmente quindi da alcuni anni vengono qui come pellegrini per ricollegarsi all'antica cultura greca in modo particolare e quindi alla, alla lingua greca e perché la caratteristica fondamentale e più importante diciamo il monumento più importante del nostro piccolo borgo Ovviamente, proprio la lingua, la lingua greca che ancora qui vive, quindi naturalmente viene parlata tutti i giorni. Parlando della lingua, quindi come bene immateriale, ben difeso e tramandato all'interno di questo contesto. Nel momento in cui una persona, un turista, arriva qui a Gallicianò, quali sono le tradizioni culturali e storiche più importanti del mondo grecanico? E, ovviamente, quindi, oltre alla lingua, sono presenti qui nel nostro borgo le tradizioni greche eh, che, antichissime che si sono tramandate nel tempo. E, naturalmente, l'aspetto la, più importante è proprio l'ospitalità che, si è tra, come tradizione, diciamo, si è tramandata nello spirito delle persone, nell'anima diciamo, delle, delle persone che, che vivono qui. Questo è naturalmente molto importante, ma anche tante altre tradizioni quindi, che riguardano, possono riguardare anche la cucina, per esempio, per dire, insomma, quindi, o altre. Un piatto quindi, tipico della vostra cucina? E qui da noi il piatto tipico, il piatto della festa, proprio, è la carne di capra, quindi bollita generalmente, che poi viene, diciamo... Eh, quindi, mh, con la quale poi si, si condisce la, la, i maccheroni che sono appunto il piatto della festa quindi con, con la ricotta salata sopra che è appunto eh, anche ricotta di capra quindi di, del latte di capra praticamente quindi... una cosa importante, una cosa particolare perché noi all'interno di questo viaggio all'interno del viaggio, all'interno del mondo grecanico appena arrivati in Galliciano ci siamo imbattuti in due chiese diverse sì Ce ne può descrivere queste due, queste due chiese? Come mai due chiese diverse? Eh, due chiese anche esteticamente totalmente diverse? Sì, esatto. Praticamente queste chiese rispecchiano eh, la chiesa, appunto la chiesa cattolica eh, dedicata a San Giovanni Battista, che è il patrono del nostro borgo, e la chiesa ortodossa, Panaghia Tisellada che è praticamente è dedicata alla Panaia di Grecia, Madonna di Grecia. Ecco, queste due chiese rispecchiano proprio in modo chiaro la nostra storia religiosa, perché noi siamo stati, diciamo, per tanti secoli eh, di, di, di rito greco, quindi siamo stati ortodossi, quindi di rito bizantino, come vogliamo dire, eh, e quindi, e, mh, a un certo momento, poi il, nel, nel percorso, nel, nel, col passare dei secoli, alla Chiesa ortodossa diciamo, si è, è sovrapposta alla Chiesa quindi, cattolica. E quindi, noi come comunità, da ortodossi, siamo diventati cattolici. Ecco. E queste due chiese rendono proprio testimonianza chiara di, di questa situazione, di questa realtà. Noi in questo momento ci ritroviamo all'interno della chiesa ortodossa, eh, chiamata appunto Madonna della Grecia, se non erro. E, esatto, Panaghiati Grecia. Mi può ripetere quindi, il nome in greco? Panaghiati Grecia. Panaghiati Grecia. Madonna quindi, della Grecia, Madonna della Grecia. Un, un posto fantastico, bello. Ricco di, di, di simboli e significati. All'interno eh, delle ricerche fatte per capire un po' la storia eh, di Galliciano è emerso un, un dato particolare. Questa chiesa è stata una chiesa ricostituita, o meglio ridata al culto negli ultimi anni, esatto. proprio su tua iniziativa. Su iniziativa ho contribuito, naturalmente, anche io, ma anche ovviamente dei nostri. Eh, sacerdoti, papassi che si sono stati presenti qui, quindi, qui nel nostro borgo. Qui prima eh, sorgeva queste, una chiesa o una casa? Eh, questa praticamente parte di una casa contadina e invece la chiesa antica eh, sorgeva sopra le montagne del paese in una località che si chiama Grecia eh, dove c'era proprio il monastero dedicato alla Panaghia, alla Madonna. Quindi per questo motivo questa chiesa si chiama proprio Madonna di Grecia. La chiesa praticamente è stata inaugurata dal, nel, nel 99 dal metropolita Gennadios, che è metropolita per l'Italia, e Malta, metropolita ortodosso. Ma è un patto molto importante e molto singolare e che qui in questa chiesetta umile dove siamo noi in questo momento c'è stato presente proprio il patriarca ortodosso, quindi l'attuale patriarca Bartolomeo I. Naturalmente quindi una visita molto importante che noi come comunità non avremmo immaginato praticamente. Un segnale, sì. Sì. un segnale importante. Un segnale sì, importante. Ti riempie di gioia e di sì, sì, indubbiamente. Un grande risultato, quindi mm. Proprio, eh, un territorio dove vive forte la tradizione, vive forte la cultura, vive forte il ricordo, la memoria, mm. l'identità. Un'identità sì. che viene tramandata e portata avanti da, da Domenico Nucera, eh, ma dai tanti ragazzi. Che operano attivamente sì. tramite anche l'associazione Cumelca all'interno del territorio. Ragazzi, che ci accompagneranno anche eh, all'interno di quella che sarà una visita nel museo etnografico. Esatto. Quindi, approfittiamo per sì, ringraziare... Naturalmente, tu, tutti nella, qui nella nostra piccola comuni, comunità partecipano. Per, per portare avanti le tradizioni, in modo particolare la, la lingua greca, ma anche le altre tradizioni, e migliorare aspetti, quindi, qui nel, nel paese, diciamo, quindi che vanno bene. Ma partecipano tutte le, le persone, i giovani in modo particolare. C'è cioè questa grande, eh, ognuno di noi ha un grande amore proprio per il proprio borgo, per le proprie radici, per le proprie, per le proprie tradizioni. Quindi. quindi un momento culturale importante, un, eh, una città, un luogo, un, un gioiello incastonato all'interno dell'Aspromonte dove vive ancora la cultura greca, dove musica e danza rappresentano, anche assieme all'enogastronomia e alla lingua, un momento importante della vostra vita quotidiana. Quali sono le canzoni o le musiche che maggiormente vengono riproposte all'interno della vostra tradizione grecanica? Mm, sì, le, m, intanto abbiamo i canti antichi che sono stati appunti, eh, appunto raccolti quindi, circa mezzo secolo fa dal Rossi Taibbi Comparetti, quindi, che, che comunque si sono tramandati e questi canti vengono diciamo, spesso riproposti. Ma poi ci sono anche dei canti più, più recenti che naturalmente vengono cantati nel, nei vari momenti del, del, del periodo, diciamo, nelle occasioni particolari, nelle occasioni singolari. Ci puoi descrivere il mondo musicale della Nedda? Sì, più che altro la musica, quindi la, la, la cosiddetta tarantella, che però noi chiamiamo Villaneda, quindi più propriamente. È una cosa bella che è successa proprio in questi giorni mentre eravamo in giro a scoprire questo borgo, a scoprire la vostra tradizione e la vostra cultura. Ci siamo imbattuti in gruppi di ragazzi che di pomeriggio... Così all'improvviso hanno tolto fuori gli strumenti e hanno cominciato a tirare fuori la loro anima, la loro identità sì. tramite queste canzoni. È stato un momento veramente paradisiaco bello, dove ci siamo imbattuti in, in queste nuove generazioni che avevano voglia di tramandare il loro suono, la loro lingua e quello che era la loro tradizione proprio appunto attraverso l'utilizzo anche di strumenti tradizionali importanti come l'organetto, come il tamburello, come la zampogna. Appunto che deriva anche da questo percorso anche sull'enogastronomia, eh, su, sul cibo a base di carne d'agnello di capra. Quindi un percorso molto molto importante, vivo nella vostra tradizione, ma soprattutto vivo nella vostra quotidianità. Quindi questo è un esempio di come le nuove generazioni stanno tramandando, stanno portando avanti queste tradizioni culturali, carissimo Domenico. Come è possibile avvicinare le nuove generazioni alle tradizioni grecaniche? Credo che un modo per avvicinare i giovani alla tradizione antica sia un punto di partenza molto importante, proprio la musica, diciamo, il canto e anche il ballo, ovviamente, che qui da noi è molto, molto, molto forte e molto intenso. Infatti, e tutti i giovani quindi, suonano qualche strumento musicale, e, mm, tu, tutti veramente tutti il tamburello, quindi con estrema facilità, fin da quando appunto magari sono bambini, come è capitato per Ciccio Nucera, per esempio. Io ricordo che era piccolissimo, aveva appena due anni, ma già aveva il tamburello in mano e suonava in maniera perfetta. Praticamente, ecco, come lui tutti i ragazzi del paese hanno questa, questa caratteristica. Naturalmente, alcuni poi suonano anche, le zampogne, la zampogna quindi, e anche il tassulavria, quindi, i fischiotti che noi, appunto. Quindi sono presenti, diciamo, nel, nella, nella vita musicale del, del, nostro, del nostro borgo. Naturalmente strumenti antichissimi che erano parte del, del mondo antico, del mondo greco, ma che qui da noi ancora vivono in maniera, diciamo, anche oggi, insomma, dopo tanti, tanti, tanti secoli. Ritornando al discorso della lingua come associazione Cumelca, ma come anche esperto del settore, avete già realizzato in passato delle attività che vogliono portare questa tradizione immateriale, di tradizione orale, quindi la lingua, ad utilizzare delle metodologie di scrittura moderne? Sì, diciamo che la nostra lingua si è tramandata da sé, quindi solo oralmente per tanti, tanti secoli. Noi solo recentemente abbiamo, diciamo, eh, abbiamo sentito la necessità di scrivere, e, e quindi, eh, siccome nessuno di noi conosce le lettere dell'alfabeto greco, eh, abbiamo naturalmente quindi scritto, eh, cominciato a scrivere proprio utilizzando le lettere dell'alfabeto eh, latino. Quindi, con questa soluzione eh, tutti possiamo leggere, tutti possiamo scrivere, quindi, contadini, pastori, professori, quindi con estrema facilità. E quindi se fate attenzione le targhe del paese sono, sono bilingui, ma sono bilingui sol, soltanto in greco, nel senso che la prima riga è il greco di Calabria scritto con le, con le lettere dell'alfabeto latino e invece poi c'è la traduzione quindi in greco moderno con le lettere dell'alfabeto greco. Nella prospettiva c'è la necessità di insegnare, si sta già facendo, di insegnare ai bambini proprio l'alfabeto greco e di far scrivere ai bambini, diciamo, la lingua con le lettere dell'alfabeto greco. All'interno diciamo di queste visite guidate nel borgo. Abbiamo trovato anche delle installazioni d'arte, installazioni d'arte eh, contemporanee dove all'interno venivano riportati anche dei passi di alcune canzoni eh, molto, molto interessanti. O delle installazioni artistiche che riguardano anche i, i vecchi frantoi presenti qui a Galliciano. Ci puoi declamare un verso di una canzone? Eh sì, un, un, una strofa di, una, di un canto antico, eh, è, scritta qui vicino, è scritta proprio qui vicino al teatro, ed è mh, praticamente un antico canto. Eh, vediamo se me lo ricordo: quindi eh, Ilio tiolotongosmo porpatise, andò levanti, stoponenti pai, Pino Agapau Ego sottocorise, canunato cevre, assugielai. Ecco questo è un canto antichissimo, e nella traduzione è sole che percorri tutto il cosmo, che percorri tutto il mondo, e da Levante a Ponente vai, chi io amo tu lo vedi, guardalo e dimmi se ti sorride. Ecco questa è la prima strofa di un canto, è una donna che era rimasta sola in uno dei nostri borghi, non sappiamo in quale, e quindi si rivolge al sole che ogni giorno va da levante a ponente e dice tu che lo vedi, si rivolge naturalmente in proprio amore, dice tu che lo vedi dimmi se sta bene, dimmi se ti sorride. Ecco, questo canto in particolare è, detto, è un canto detto proprio alla scafota. Perché in modo particolare più che altrove si cantava proprio sul Monte Scafi che è, un, che è il luogo dove si coltivava il grano, siamo in montagna a 1100 metri di altezza, quindi si coltivava il grano e quindi sia gli uomini sia le donne in, in coro cantavano questo canto, ovviamente gli altri canti antichi e in questa maniera si eh, tramandavano alle eh, nuove generazioni. Quindi, musica sempre presente. Abbiamo parlato delle due chiese. Sì. Abbiamo parlato dell'anfiteatro. Ma c'è un altro elemento molto importante all'interno della quotidianità, ma soprattutto all'interno della famiglia, qui a Gallicianò. La fontana dell'amore. Esatto, sì. Praticamente, sì, la fontana, la sorgente è Cannalo Tisagapi, è il luogo dove si andava a prendere l'acqua e naturalmente oltre che prendere l'acqua le donne quindi lavavano i panni quindi per cui era il luogo dove più facilmente che altrove un, un, un giovane poteva incontrare una ragazza quindi magari esprimere con un sorriso uno sguardo un interesse un interesse d'amore naturalmente e quindi se veniva corrisposto poi naturalmente veniva quindi si subentrava la parte, eh, diciamo, ufficiale, quindi... Se non ero, c'era una procedura che riguardava un ceppo di legno... Eh, sì, esatto, avete visto anche ci sono dei ceppi, proprio per ricordare questa, questa tradizione. E che cosa consisteva? Quindi, sì, nei tempi più antichi il giovane, quindi, che desiderava, quindi la ragazza, andava proprio nella sua famiglia, quindi portava un ceppo e lo lasciava, diciamo, alla, alla porta, ecco. Quindi se il, se il giovane veniva accettato, quindi allora questo veniva portato dentro in casa e quindi la, la risposta era una risposta affermativa, altrimenti eh, se, se restava fuori eh, o addirittura si faceva rotolare giù per, per, per la via. E qui dire... è facile quindi... rotolare perché sono salite <ride> e discese. E discese <ride> sì, naturalmente vuol dire che la risposta era, era negativa, ecco quindi era... Questa, in pratica tutte o quasi tutte le dichiarazioni d'amore dei nostri eh, genitori, dei nonni, eccetera, sono pra praticamente avvenute quindi, alla sorgente dell'amore, quindi per questo motivo in modo particolare. Stongannalo Lottisagapi. Che significa? Sorgente dell'amore. Ah, quindi, perfetto. Proprio per questo. Grazie all'architetto Domenico Nucera per averci accompagnato all'interno di questo viaggio nel mondo grecanico, per averci parlato delle tradizioni, della storia. Della cultura e degli aspetti più importanti e unici di questo territorio, come la lingua, come le tradizioni musicali e popolari, che fanno parte e sono parte integrante della quotidianità degli abitanti di Galliciano. Mimmo, grazie per il tuo prezioso contributo, è stato un piacere poter dialogare con te. Grazie a voi per la vostra presenza, per il vostro interesse in questo in questo campo, quindi è importantissimo ovviamente far conoscere le minoranze linguistiche che hanno sempre bisogno di essere quindi aiutate a vivere, ad essere conosciute. Quindi grazie a voi veramente di cuore. Domenico, per salutarci ti voglio chiedere un saluto in grecanico. Ego, sallego e figaristoia ti irteteode e assemanna pratessome andi tapramata di Kam di kama caristroio tutto un po' di essa significa... state cala cena fenomasto matapale che tradotto significa e grazie a voi per essere per essere venuti qui per fare questo servizio sulle minoranze che naturalmente devono essere conosciute e quindi devono essere quindi tutelate, quindi, fa, tutelate, quindi mm, grazie veramente di cuore per questo. Grazie a te per il prezioso contributo. Paracalao, eh, prego, grazie a voi. All'interno del nostro appuntamento non poteva mancare il sindaco di Condofuri, Tommaso Iaria. Salve sindaco e benvenuto. Carlos Soirtete e Stogaligiano, benvenuti a tutti voi. A Galligiano, nella terra vera dei luoghi dei Greci di Calabria, dove potete sentire pulsare il cuore dei, della grecità del nostro territorio e dove sicuramente potete anche voi trovarvi in una dimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella che la modernità ci offre, potete respirare l'aria che respirarono i nostri antenati greci. Che con la loro civiltà irradiarono non solo l'Italia ma anche l'Europa e il mondo occidentale, tutto. E concordo e confermo questa sua espressione perché noi siamo qui da, da un paio di giorni all'interno di questa frazione importante, eh, Gallicianò, all'interno proprio del comune di Condofuri. Una frazione ricca, ricca di, di storie, ricca di tradizioni, ma ricca soprattutto anche di musica e danza, infatti abbiamo parlato proprio poc'anzi di questo con, con l'altro esperto, con l'architetto eh, Mimmo Lucera, Domenico Lucera. Allora, sindaco, noi all'interno di questo viaggio stiamo cercando di conoscere sempre di più questa tradizione, stiamo cercando di capire come questa tradizione può essere veicolata, come si può promuovere, come può essere sempre meglio eh, essere preservata. Quindi, sindaco... Quali sono le azioni messe in campo dall'amministrazione per lo sviluppo delle tradizioni e della cultura grecanica? Sì, l'amministrazione che mi onoro di presiedere, ma anche quelle che ci hanno preceduto, hanno sempre dedicato addirittura un assessorato alle minoranze linguistiche. Vale a dire che noi abbiamo proprio un assessore che si occupa di questo e che è in continuo contatto con i residenti di Galligiano e anche tutti coloro che in qualche modo hanno a cuore la, la cultura e la tradizione grecani che si adoperano nelle varie associazioni presenti qui sul territorio per diffonde, continuare a diffondere e a tramandare ai posteri diciamo, quella che è la nostra storia. Non è semplice, non è semplice soprattutto in questo contesto di difficoltà economica non solo locale ma anche eh, nazionale ed internazionale continuare a perpetuare quelle che sono le nostre tradizioni. Però devo dire che con un minimo di attenzione e di oculatezza e con la collaborazione indispensabile delle associazioni culturali che insistono sul territorio, ecco, si può fare molto. La, questa chiesa in cui noi ci troviamo ne è un esempio, vale a dire che è la chiesa bizantina che è stata ortodossa, di rito ortodosso, che è stata costruita anche grazie alla collaborazione dei privati che hanno donato la struttura e dove ogni più volte al mese si può assistere al rito bizantino ortodosso della cristianità, della messa cristiana. È proprio vero sindaco, eh, noi siamo qui proprio grazie all'associazione Cumelca, partner del progetto Tarantarsia, dodicesima eh, edizione, le minoranze linguistiche calabresi. E dobbiamo dire e affermare che sono un gruppo di ragazzi, di giovani, ma soprattutto anche di persone eh, esperte che amano questo territorio, che stanno cercando di far rivivere con tutte le loro forze, con tantissime attività, questo piccolo centro, questa Acropoli degli, della Magna Grecia, così definita perché sono, sono ancora molto, molto vive le tradizioni greche e la tradizione grecanica all'interno di questo contesto. Quindi un territorio che offre tantissime peculiarità e caratteristiche, come ha ben detto lei, la Chiesa, il Museo Etnografico anzi mi scusi, le due chiese, la casa della musica perché, come detto poc'anzi, la musica ha assunto un ruolo importante all'interno di questa tradizione eh, e all'interno della vostra tradizione. Andando avanti, sindaco, arriva una domanda spontanea. Saprà la politica rafforzare il valore della tradizione grecanica avvicinando ad essa le nuove generazioni? Sì, guardi, partiamo dal, dall'inizio. L'associazione Cumelca e i componenti dell'associazione Cumelca, oltre a godere della stima della cittadinanza e dell'amministrazione comunale, io credo che eh, costituiscano un esempio concreto di come de, eh, le persone che amano effettivamente il proprio territorio, la propria cultura, la propria tradizione, donano se stessi proprio nell'impegno a tramandare, a diffondere. E a mantenere quelle tradizioni che altrimenti sarebbero andate perse. Quindi, da questo punto di vista, io mi sento di ringraziare particolarmente tutti i singoli membri dell'Associazione Cumelca per quello che da molti anni a questa parte hanno posto in essere anche a costo di sacrifici personali non indifferenti, soprattutto dal punto di vista economico. Quindi, grazie innanzitutto alla Cumelca e ai soci della Cumelca. Tra questi spicca in particolare il maestro della tarantella Ciccio Mugera, cioè famosissimo, ecco, a cui ecco, rivolgo un grazie particolare. Voi lo conoscerete senz'altro perché con il festival avete avuto modo e occasione di, in qualche modo di assistere alle sue performance. Detto ciò, io credo che la sfida vera della politica in proiezione futura sia proprio quella del riuscire a mantenere le tradizioni, perché le tradizioni sono in identità dei popoli. È un popolo che non sa da dove eh, arriva, da dove arrivano oh, i suoi antenati, da dove arriva la sua storia, che cosa ha portato con sé il secolo passato o i secoli passati, difficilmente potrà avere una proiezione futura. Eh, qualcuno dice che le radici profonde non gelano mai. Io credo che le radici della Magna Grecia e dei paesi della Magna Grecia siano tra le più profonde. Memoria, tradizione e identità, sindaco, come lei ha detto poc'anzi, importanti all'interno di questo momento storico proiettato verso la globalizzazione. Sì, assolutamente sì. Noi dobbiamo porci nei confronti del resto del mondo portando la bellezza della nostra gente, la bellezza dei nostri cuori, la bellezza del nostro essere interiore, la capacità di ospitalità che è unanimemente riconosciuta. Ecco quell'apertura interiore che ci caratterizza, noi dobbiamo portarla nel contesto globalizzato per affermare appunto le nostre identità. Questa è la nostra sfida, una sfida che io ritengo siamo in grado di, eh, di vincere assolutamente se appunto restiamo ancorati alle nostre tradizioni. Grazie Sindaco per il suo intervento e soprattutto per il patrocinio morale concesso al Festival Tarantarsia. Grazie a voi per essere venuti, grazie per il lavoro importante che state facendo, grazie per come voi contribuite anche a mantenere alta l'attenzione sulle problematiche della cultura greco-calabra. Galliciano è sempre aperto, i nostri cuori sono aperti per voi e per tutti coloro che vorranno venire ad incontrarci, a visitare i nostri luoghi, a conoscere quello che è il cuore pulsante della Magna Grecia. Grazie. Il nostro viaggio all'interno del mondo grecanico. Finisce qui dopo aver scoperto, dopo aver studiato le tradizioni, la cultura e la storia di Gallicianò, l'acropoli della Magna Grecia in Calabria.